Il vitalizio è un privilegio e mi sembra finalmente ne abbiate convenuto anche voi. Ed è, concordo con la consigliera Rontini, ed è il privilegio che fa nascere l'antipolitica. E noi non vogliamo l'antipolitica, noi vogliamo cittadini attivi che si impegnino per il loro paese, anche in politica. E la politica è forte se ci sono dei cittadini attivi che hanno voglia di darsi da fare. Non i cittadini stanno bene se la politica è forte. Il vitalizio è un privilegio e l'idea del vitalizio in origine era l'idea di costruire una sorta di cassa mutua intesa per dare copertura previdenziale agli ex consiglieri, quindi è un'idea non male in sé. Ma finché questa fosse rimasta una sorta di fondo pensione, fuori dalla gestione pubblica, gestito magari dagli ex consiglieri, come succede ad esempio per gli ordini professionali dei medici e degli ingegneri, poteva avere un senso. Qualcuno magari avrebbe avuto una gestione oculata e avrebbe fatto nel tempo, come hanno fatto le casse degli ordini professionali, delle correzioni per renderlo sostenibile. Ma quando invece si decise che quella sorta di fondo di pensione, era da considerare completamente a carico delle casse pubbliche, ma guarda caso restava nella gestione, nella mano dei politici e della politica, che negli anni, come abbiamo visto, come ho già detto diverse volte, si sono fatte leggi a loro favore in questo senso, beh, allora la sostenibilità non interessava più a nessuno, tanto pagava il pubblico, e per questo che sono nati nel tempo i privilegi. Grazie al pressing del Movimento 5 Stelle e di tanti cittadini che hanno voluto riprendere in mano quel consiglio di amministrazione della Regione, già dalla scorsa legislatura, giustamente lo avete fatto notare, la nostra Regione è stata una delle prime, questo privilegio è stato abolito per i nuovi consiglieri. Infatti noi non percepiamo il vitalizio. Mancava un pezzo però che la nostra Regione all'epoca non aveva avuto coraggio di prendere, non aveva fatto tempo, non lo so, ma invece altre regioni avevano già fatto dal 2014, quindi vantiamo efficienza ma non su tutto. Sui vitalizi, mancava un pezzo sui vitalizi degli ex consiglieri, e anche oggi io penso che se non avessimo posto come gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, ma anche di cittadini, perché se vi ricordate quando siamo entrati c'era una legge di proposta popolare che chiedeva, che fu abbinato alla legge 1, che chiedeva l'abolizione del vitalizio. Quindi come gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, come cittadini, abbiamo continuato a pungolare perché quel privilegio, che era rimasto un privilegio, fosse eliminato. E quindi abbiamo fatto varie proposte, due proposte di legge, una quella abbinata alla legge 1, questa abbinata alla legge oggi in discussione proposta dal PD, emendamenti in tutte le sessioni di bilancio. Se non fosse per questa azione di pressing, io non credo che oggi saremmo qui a discutere questa legge. Io sono contento che la consigliera Rontini oggi ha usato argomenti che usiamo anche noi, perché il nostro obiettivo è cambiare la politica, non entrare in politica e viverci, ma è cambiare la politica. Bene, dalle parole che oggi ho sentito, mi sembra che il nostro virus culturale probabilmente sta entrando, e io sono contento, e quindi vi abbiamo portato a discutere questo tema. Una legge che discutiamo oggi, scusate il mormorio, non volevo offendere nessuno, dire che pensate come noi non deve essere un'offesa, chiedo scusa, proseguo. Una legge oggi che non corrisponde totalmente ai nostri desideri. Noi eravamo partiti da una posizione molto forte, lo ammetto, restituire i contributi e poi ognuno si sarebbe arrangiato. Una posizione forte sulla quale però eravamo disponibili a discutere. Infatti ci saremmo accontentati, e su questo spero che ci si arrivi, di ritornare al passaggio del sistema contributivo. Vi abbiamo fatto un range di proposte che andava da un minimo ad un massimo. Bene, oggi voi ci proponete un minimo sindacale che comprende finalmente l'innalzamento dell'età, così come avevamo proposto, comprende il divieto di cumulo, così come avevamo proposto, la destinazione dei risparmi, così come vi avevamo proposto, così come da quell'ordine del giorno che destina i risparmi dei costi della politica al microcredito. Contiene la pubblicazione e la pubblicità di coloro di quanto percepiscono come vitalizio, e anche questo è quanto abbiamo proposto, anche se oggi l'abbiamo inserito con un vostro emendamento, ma bene. Contiene quindi il principio di equità e di riduzione dei costi della politica. Il problema di questa legge è che però mettete un minimo come contributi di solidarietà. Anche questo era nel ventaglio delle nostre proposte, ma sicuramente questo non ci accontenta.
Alla fine, quindi, il nostro lavoro, penso, come gruppo consigliare l'abbiamo fatto. Vi abbiamo portato a riconoscere che il vitalizio è un privilegio e vi abbiamo portato ad intervenire mutuando le nostre proposte sui vitalizi. Per questo voteremo a favore di questa legge, perché contiene almeno alcuni contenuti minimi imprescindibili e perché è frutto della nostra attività di pungolo su questa maggioranza. Ovviamente questa legge non ci accontenta, perché la partita non finisce qui, perché noi ritorneremo su queste proposte, su quanto oggi ci avete bocciato, perché intanto abbiamo registrato delle aperture importanti dal consigliere Calvano, perché per quanto riguarda l'anticipo pensionistico ha detto: beh, interessante questa proposta, non l'avevo ben capita. Bene, ora che l'ha capita, noi su questo ci torneremo, perché penso che i tempi ci siano, e torneremo su quell'aumento che noi, come discutevamo poco fa, riteniamo illegittimo. E ci torneremo, e qui c'è il nostro ordine del giorno, perché riteniamo che in Parlamento, anche i nostri parlamentari, continueranno a vedere se quello che proponete è vero, cioè quello che qui non avete avuto oggi il coraggio di implementare, cioè il passaggio al sistema pensionistico anche per gli ex consiglieri. E vogliamo capire se sia vero o se sia un bluff. Quindi per questo vi chiediamo di votare il nostro ordine del giorno, perché anche in Parlamento si arrivi a quella proposta Richetti, che qua non apprezzava tanto le nostre proposte, ma che là le ha proposte. Bene, noi speriamo che in Parlamento passino, che quella proposta passi. Non invece voteremo a favore del vostro ordine del giorno, perché rimandate tutto alla conferenza delle regioni. Figuriamoci, ci avete messo 3 anni e passa per adeguarvi, tenendo il minimo. Penso che quella non sia la strada, ma la strada sia quella parlamentare. Grazie.